Amiche ed amici di Twitami Beautiful, ben ritrovati in nostra compagnia. Oggi parliamo un po' del personaggio di Zende Dominguez, figlio di Tony e Kristen. Fu introdotto nel 2001, un personaggio bambino adottato da Tony e Kristen dopo la loro luna di miele in Africa. Adottano questo bimbo che loro conoscono in circostanze molto dolci. Il bambino era in custodia di un orfanotrofio perché aveva perso entrambi i genitori per AIDS, e siccome l'AIDS era la stessa malattia che affliggeva Tony, i due novelli sposi decisero di occuparsi di questo bambino, quindi tornarono in Africa proprio per adottarlo. La storia è molto molto dolce, molto bella, ma il personaggio fu subito accantonato per tornare poi nel 2015, questa volta interpretato da un giovane uomo, l'attore Ron Flynn, che ne ricopre il ruolo per 2 anni. Il personaggio arriva alla Forrester Creations come fotografo, ma nel tempo rivelerà delle doti artistiche da stilista, proprio come nonno Eric. Nel frattempo la sua vicenda personale lo porterà ad incontrare l'amore con 2 donne diverse, che si scopriranno poi essere 2 sorellastre, cioè Nicola Vant e Sasha, la sorellastra di cui Nicole non sapeva niente perché l'aveva sempre considerata semplicemente una vicina di casa e la sua migliore amica. Ma la storia degli Avant la conosciamo. Quello su cui ci vogliamo concentrare adesso è sull'evoluzione di questo personaggio. Dopo aver avuto vari tira e molla con entrambe le giovani donne, ne sposa una e sposa Nicole. La loro preoccupazione principale è quella di avere subito un bambino, ma Nicole, dopo aver dato alla luce sua nipote, perché ha prestato la propria capacità di procreare a sua sorella Maya, si trova nella difficoltà di concepire nuovamente. Nonostante le problematiche coniugali, i due giovani sono comunque uniti e partono per la Forrester Creations a Parigi, dove continueranno a lavorare lei come modella e lui come stilista. A questo punto, dopo 2 anni, il personaggio viene messo da parte perché poi fondamentalmente Ron Flynn non volle continuare con il contratto, ma uscì di scena per potersi dedicare ad altro. Nello stesso periodo, praticamente dopo pochi giorni, anche Pearson Faugay fa la stessa scelta, e quindi la produzione si trova improvvisamente con 2 giovani in meno, ma entrambi sono stati sostituiti. Come vediamo sui nostri schermi, abbiamo un nuovo Thomas, e adesso negli schermi americani compare un nuovo Zend, interpretato stavolta dal giovane Dylan Demetz, il quale ha cominciato la sua avventura con 3 round di provini su Zoom, e uno dei provini lo ha visto coprotagonista con Chiara Burns, che è l'attrice che interpreta Zoe Buckingham. Ma nella produzione lui conosce anche un altro interprete, e cioè Nolan, l'attore che interpreta il dottor Finn, che è il nuovo amore di Steffi, e lui è stato il collega nonché amico che ha spiegato a Dylan Demetz quanto sia veloce e frenetico il set di The Bold and the Beautiful. Ed effettivamente nelle sue interviste Dylan Demetz dice proprio che è una delle caratteristiche che lui non immaginava. Sì, immaginava velocità di registrazione, ma non a quei livelli. In effetti, con tutti gli attori e le attrici che abbiamo intervistato noi di Twitami Beautiful nel tempo, soprattutto nello scorso anno in pieno lockdown, uno dei tratti che è emerso più frequentemente, parlando con Ashley Jones, parlando con Jacob Young e con Sean Cannon, è emerso proprio questo, cioè quanto sia veloce, quanti episodi riescano a girare nel giro di una settimana. Riescono a girarne fino ad 8, girando dal lunedì al giovedì, quindi lasciando persino il venerdì libero. Si tratta dunque di prove molto consistenti, leggere il copione, provare tante volte, ma molti di loro, soprattutto i più giovani, dicono di aver acquisito il metodo migliore da Susan Flannery, la quale diceva che le prove dovevano essere 3 riletture, con delle prove
una dietro l'altra con i compagni di scena, e sembra che questo sia un metodo molto molto valido per assimilare la scena, imparare tanto dialogo, perché gli scripts, i copioni sono molto lunghi. Ma tornando al nostro personaggio, vi anticipo qualcosa. Per quanto riguarda Zende, la sua situazione è molto particolare. In America Zoe sta per sposare Carter, però c'è una certa chimica tra lei e Zende. Contemporaneamente, da Londra arriva a Los Angeles Paris Buckingham, che è la sorella di Zoe, della quale fondamentalmente non abbiamo mai sentito parlare, nemmeno quando si è parlato del divorzio tra Reese Buckingham e la madre di Zoe. È un personaggio un po' piovuto così all'improvviso sul set, un personaggio che potrebbe essere interessante, ma potrebbe anche rivelarsi un flop. Questo lo vedremo con il tempo. Anche questo personaggio sembra avere degli interessi amorosi con Zende, quindi vedremo come si evolve la situazione. Ovviamente noi vi invitiamo a seguire i nostri social, dove trovate i mini riassunti, le anticipazioni, e sui social trovate anche dei giochi così per intrattenervi, quindi dei quiz o le domande. Quindi non perdete le stories su Instagram o su Facebook, e ovviamente vi ricordo che ogni giorno, anche se durano 12 minuti, noi commentiamo live tutte le puntate su Twitter. Utilizzate dunque l'hashtag #TwittamiBeautiful. Vi aspettiamo, alla prossima!